grazie Presidente. Beh, io ho seguito vari interventi, ma mi ha colpito il momento in cui il sindaco, che i problemi che sono creati sullo stesso, non poi il governo, ma i soldi non ci sono. Volevo ricordare che siamo in Europa, non si può continuare a dire quando va bene c'è un governo bisogna starci, quando c'è un altro bisogna starci. Purtroppo il problema che comunque i comuni, io non so questo, ma tutti i comuni si devono organizzare perché la spesa deve diminuire perché sennò non c'è speranza per questo paese. Non è più pensabile che la spesa pubblica manchi crisi di risorse per sviluppare e non si può pensare più di poter chiedere sempre ai cittadini tasse, tasse, tasse. Perché tanto pensano prima o poi, e poi tanto i punti di vero, ma ora ci siamo raggiunto perché purtroppo si sta vivendo un momento difficile e se ci fosse stato solo debiti, probabilmente, dico, debiti a livello nazionale, ma anche il comune in qualche maniera, partecipa, probabilmente l'Italia sarebbe stato un altro paese. Purtroppo siamo schiavi di vecchi sistemi di gestione consensuale della spesa pubblica. Perché così si fa un po' di crescita a destra a sinistra per riappare qualche voto. L'esempio di Spremo sarà, comunque ve la voterete, l'adozione di un parcheggio fondamentale, che non è un parcheggio pubblico, ma un parcheggio che può aiutare un tipo di attività. 36 posti auto vanno a aiutare il problema dei parcheggi nella frazione fondamentale. C'erano altre situazioni, altre cose che si potrebbero fare, che potrebbero essere più fruibili, ma lì dentro mi dite che quello è un parcheggio che serve alla gente. Quello serve a un'altra cosa. Come un esempio sbagliato, la passerella, l'ho detto 10 volte, l'ho detto 10 volte anch'io. Come se ovviamente una spesa inutile, a fine volte legislatura andata a pitturare a fare tutto quello che fa apparire la città che è bella. E poi magari ci sono altri problemi più grossi. E poi se si va a vedere 10 euro di spesa, di prestazione di servizi, lì ci serve da fare. E purtroppo voi siete schiavi del suo sistema. Che spero che cambi perché io non parlo per me, ma parlo per le generazioni future. Si può continuare a gestire l'ente pubblico come 50 anni fa, tanto che non pago. Non è più pensabile, non è più pensabile. Anche se devo dire, onore al generale, che è sempre cercato di tenere sotto un controllo le spese. E ci siamo sempre rimasti dentro il patto, siete stati anche chiamati qualche volta, però è un va bene. Io non lo dico neanche perché l'ho sempre sostenuto. Che bisogna vedere l'Europa in primo fondo, no? Quando va bene c'è un governo, ci si rende, quando c'è quell'altro ci si rende. Ci si deve vedere. E bisogna cominciare a dire no, perché se si comincia a dire sempre di sì, alla fine, sì a tutti, alla fine poi i soldi mancano. Manca il come. È già 2 o 3 anni che siete sempre limiti per rimanere in quattro stabilità. Ora perché la finanziaria ha rifatto il conteggio, è chiaro che non ha più nulla. Andate a dire alla gente i soldi ci sono. I soldi c'è in cassa, non sono pochi, sono quelli che sempre per pagare per i pubblici e quando saranno finite ci lasciano più pagare. I soldi per morti sono chiamati alla amministrazione, tutto il resto è tutta demagogia, secondo me, è tutta demagogia. Se no qui sono sempre soldi discorsi, cambiano governi e colpa di quelli di diventare. Ora ci siamo al 5, se non si hanno il sistema, chiunque amministrerà la città, e la sempre a queste situazioni. E io capisco perché davvero non c'è il collegio di voler cambiare la gestione della spesa. Qua una città di extra, una città di grado industriale, non c'è più nulla. Cosa ci rimarrà per quell'altro voglio vedere? Avete buttato tutto sui servizi, i servizi, ma i servizi a chi si fanno se non ci sono imprese? Non c'è più nulla, non c'è più una confezione. Alla fine si farà la fine di Prato, ci siamo quasi vicini. Guardate Prato e fino a qua. Poi non sarà tutta colpa del comune, con qualche di una parte di imprenditori. Sicuramente, ma non si può far finta di nulla, se tutti questi siti industriali vanno notte e giorno e chi doveva fare il controllo sull'attività non ha fatto nulla. Quindi c'è un po' una situazione che qui proprio non va bene, non ci siamo. Per quanto riguarda l'ordine pubblico del 2009, vedi ci sono un sacco di manutenzioni, situazioni che state facendo come in chiave elettorale e poi tutto quello che avete promesso, pratiglione, sottopassi, tutto indietro, purtroppo, te lo ripeto. Avete investito tutto sul supermercato e ti resta. Grazie. Altri interventi? Grazie Presidente, io non devo attenuare il nostro.
queste delibere volevo brevemente rispondere sia a Baruccelli che a Bianchi. Come vi hanno detto,